Le parole del sindaco che abbiamo appunto appena finito di ascoltare sono delle parole molto molto importanti, lo dico soprattutto ai bambini che di questa esperienza sono stati protagonisti sia diretti che indiretti. Ecco bambini, quello che siamo riusciti a fare insieme, grazie anche, se non addirittura soprattutto al vostro aiuto, è molto molto importante. Perché siamo riusciti a materializzare un sogno, non siamo riusciti, come voi avete detto nella vostra splendida poesia, a far parlare i cocci, che poi appunto nella vostra poesia voi precisate che si chiamano reperti, come dicono gli esperti. Ecco, noi siamo riusciti a dare la parola al nostro passato, ad ascoltarlo e a far sì che questo passato si tramutasse in una prospettiva di futuro, e chiaramente voi siete il nostro futuro, e credo che abbiate imparato moltissimo da questa esperienza, lo so da quello che ho ascoltato in più occasioni da parte vostra. E proprio grazie a voi che noi stiamo ragionando in termini di prospettive future, perché l'esperienza che abbiamo vissuto insieme, che oggi vedete presente sui giornali, sui telegiornali locali, vedete raccontare da tante persone, quindi raggiungere tante persone, è una bella esperienza che nasce da una triste vicenda, e non c'è niente di più bello che riuscire a risollevarsi da un colpo che ci ferisce e costruire una nuova prospettiva. Oggi la comunità di Pilastri, quella di Bondeno, stanno ragionando su come far fruttare quello che è un investimento importante, e il ragionamento consiste nell'andare avanti in questo progetto, un progetto che, bene ricordarlo, ha avuto luogo grazie in primo luogo alla disponibilità dei proprietari di questi terreni, Giuseppe Papi primo fra tutti, che ci ha aiutato anche materialmente a proteggere lo scavo in un periodo che climaticamente non era il migliore. Davvero tutti, chi portando delle scatole, chi venendo ad aiutarci, chi facendo semplicemente un sorriso, chiunque di questa comunità che ha trovato uno scavo aperto, ospitale, che aveva voglia di raccontare quello che avveniva, chiunque ha contribuito come poteva a questa esperienza, a far sì che questa esperienza andasse avanti per quasi 6 settimane. Queste 6 settimane ci hanno consentito di scoprire delle nuove pagine della nostra storia, e scoprire delle pagine della nostra storia e immediatamente condividerle è una cosa di grande importanza, perché voi siete piccolini, quindi ancora non usate quelle che sono le risorse di internet, però dovete sapere, come diceva prima il vostro sindaco, che tante persone che si contano nell'ordine delle centinaia hanno potuto anche a distanza partecipare a quello che succedeva qui. Voi avete visto quasi 300 bambini succedersi qui sullo scavo di Pilastri, e poi tra breve Simone Bergamini vi racconterà da questo punto di vista la sua esperienza. Ebbene, oltre a quei bambini, quei ragazzi che hanno potuto vedere lo scavo qui portati, qui accompagnati, ci sono tante persone che lo hanno visto da ogni parte d'Italia e direi anche del mondo, attraverso le immagini che abbiamo voluto che uscissero dai limiti del luogo in cui si svolgevano, per raggiungere più persone possibili. Perché la storia che abbiamo riscoperto a Pilastri non è soltanto la storia di lontane epoche, di 1500, 1200 anni prima di Cristo, cioè epoche così lontane che è difficile quasi immaginarle nel tempo, ma anche la storia del nostro presente, è la storia della vostra esperienza, è la storia di quello che abbiamo con semplicità e anche divertendoci costruito insieme, in un modo che sembra nuovo semplicemente perché a volte si pensa che quello che si fa nell'archeologia non sia di interesse comune, invece abbiamo potuto scoprire con gioia e soddisfazione che quello che facevamo interessava tante persone, che una mattina si sono svegliate, sono volute venire qui a vedere lo scavo di Pilastri, accompagnate dagli archeologi e dai volontari, e l'hanno potuto vedere, lo hanno raccontato ad altri, per cui io ho potuto
potuto vedere molte persone che conoscevano questo scavo. Siccome è il mio compito anche dirvi rapidamente che cosa abbiamo scoperto, adesso in poche parole ve lo dico, ma so bene che voi già lo conoscete. Dopo, se il tempo regge, magari andiamo a fare una passeggiata di nuovo sullo scavo, magari con i più grandi. Ebbene, che cosa abbiamo scoperto? Beh, abbiamo cominciato a togliere quella pellicola del tempo che è fatta di terreno e a svelare quello che in parte già sapevamo, ma che abbiamo potuto meglio approfondire, cioè che sotto quelle serre, sotto quella terra, si nascondono tante pagine di storia di un villaggio dell'età del bronzo, appunto di un'epoca che va da 3500 a 3200 anni prima di Cristo, pagine che sono ancora lì intatte a descriverci la vita, le attività, le speranze, le aspettative di quelli che erano i noi stessi di un tempo lontano, in un luogo che già di suo è importante, perché, come dicevamo prima con dei professori che oggi ci sono venuti a trovare, noi ci troviamo in una zona che rappresenta un luogo di confine fra varie culture, un luogo che ancora aspetta di essere conosciuto, un luogo che proprio per la presenza di un fiume e dei suoi potenziali attraversamenti portava le persone ad incontrarsi e a creare la cultura e a creare un'identità nuova che deve essere ancora conosciuta. Noi archeologi riusciamo a conoscere tutto questo nel momento in cui troviamo quei cocci all'interno degli strati dove si sono formati. Solo allora, nel momento in cui quei cocci costituiscono un contesto, come lo chiamiamo noi, sono in grado di raccontarci la storia di queste persone, quella storia che riempie le pagine dei libri che voi dovete studiare, quella storia che ho visto attraverso i lavori che voi avete fatto e avete già cominciato ad imparare. Ebbene, questa storia oggi siamo qui per restituirvela, abbiamo potuto vedere i sistemi di difesa di questo abitato che abbiamo trovato per la prima volta e abbiamo potuto scoprire anche alcune pagine di una storia più recente, di epoca romana, che ci dimostra quanto questo sito, proprio per le sue caratteristiche, è stato importante nel tempo e ha continuato a vivere. Ebbene, bambini, sappiate che molto probabilmente la scoperta andrà avanti nei prossimi anni e noi speriamo davvero che questa sensibilità che è nata a partire dalle difficoltà del terremoto ci consenta di dargli un piccolo museo, un piccolo antiquario che gli consenta qui sul posto di raccontare questa storia, magari chissà anche qualcosa di più, qualcosa di simile a quello che avete visto raccontare il 5 di ottobre dalla responsabile del parco di Montale, perché proprio a volte basta poco per portare tante persone di un luogo e farlo conoscere. E voi oggi, come cittadini di Pompeo, come cittadini di Lastri, dovete essere fieri che grazie al vostro passato il nome della vostra è tornato a circolare nel mondo e circolerà ancora di più se noi avremo la capacità di comunicarlo, una comunicazione che va fatta insieme, una comunicazione che è condivisione e voglia di raccontare a qualcun altro quella che è la nostra storia, semplicemente perché ne siamo consapevoli e in primo luogo orgogliosi. È appena entrato Giuseppe Papi e vorrei che faceste un applauso, perché davvero, se non avessimo avuto la sensibilità e il sostegno delle persone che si sono trovate a caso, per fortuna, a possedere i beni su cui noi siamo intervenuti, e non ce li avessero dati con quella disponibilità che oggi Pandorara, non saremmo riusciti oggi ad avere tutto questo. E grazie alle persone come lui e grazie a tutta l'amministrazione comunale di Pompei, grazie a questo sforzo condiviso, grazie ai volontari del gruppo archeologico di Bondero, a quelli del gruppo archeologico di Ferrara, ai volontari del servizio civile che lavorano con me presso il Museo archeologico di Ferrara, agli archeologi dell'Università di Ferrara, tante persone che hanno dormito qui, hanno scavato qui, hanno preso il vento, hanno preso la pioggia, insomma,
grazie alla collaborazione fra tante persone, oggi siamo qui a raccontare una bella storia che è solo la prima pagina di una storia che fra qualche anno sicuramente, voi che adesso siete così piccoli, una storia di cui sarete protagonisti, una storia che sarete voi in primo luogo a raccontare. Andremo a vedere sul posto, sotto le serre, siamo stati Lugliano, credo, alcuni dei risultati che vi verranno illustrati proprio dagli archeologi che hanno consentito che tutto questo si realizzasse, la cooperativa Petra, in particolare Alberto Balasso e Paolo Michelini, che erano qui già l'anno scorso quando scavavamo al di sotto della scuola e che proprio per questa continuità ho voluto fortemente che seguissero anche la fase poi di scoperta scientifica del sito. Quindi diciamo adesso vedrete con i vostri occhi, chi di voi è interessato, i risultati che abbiamo conseguito e che torno a riassumermi in termini semplici ma chiari. Quello che noi abbiamo trovato sono al momento le fasi di frequentazione più recenti del sito dell'età del bronzo, che grazie ad una tana di animali ci hanno consentito di, la tana di animali ha creato uno squarcio del terreno che ci ha fatto intravedere in sezione ciò che ci aspetta al di sotto di questi piani di frequentazione, che purtroppo sono in parte, in una sezione dello scavo, compromessi dai lavori agricoli che ci sono stati negli anni passati. Ebbene, grazie a questa tana di un grosso roditore noi abbiamo potuto vedere in sezione che al di sotto di questi piani di frequentazione vi è un grosso strato di cenere, al di sotto del quale vi è un altro strato di frequentazione, si intende i piani sui quali si abitava e si viveva, che sono quelli che ci restituiscono i materiali relativi a quelle fasi di vita, e quindi noi ci aspettiamo di trovarli così come sono stati prodotti dall'uomo e quindi che ci possano consentire anche di vedere, di immaginare, di ricostruire il modo in cui vivevano queste persone così lontane da noi. E al di sotto l'ultimo strato che appunto la tana ci consente di vedere lascia intuire la presenza addirittura di qualche elemento ligneo riconoscibile a queste abitazioni. In un altro settore del nostro scavo, un pochino meglio conservato, si vede addirittura, sempre in relazione a questa fase di vita più recente, siamo comunque intorno ai 1200-1300 anni prima di Cristo, si vedono addirittura i resti dell'intonaco, dell'incannucciata che doveva costituire le pareti dissolte di queste case. Poi una serie di strati relativi ad abbandoni di materiali, appunto noi li chiamiamo tecnicamente scarichi, accumuli, e poi la cosa davvero in assoluto più significativa da un punto di vista topografico, cioè di comprensione dei luoghi, quello che era l'elemento perimetrale di difesa di questi abitati, che dovevano, trovandosi in luoghi di pianura, seppure rialzati, cercare di garantire la sicurezza di chi li abitava, per questo erano abbastanza piccoli, superavano difficilmente un ettaro e mezzo, proprio perché dovevano rispondere a quello che era un assetto territoriale, sia rispetto ad altri, al pericolo che poteva venire da altre persone, sia a quelle che sono le problematiche della natura. Per cui trovare la difesa perimetrale che noi vediamo intaccata a livello superficiale ci consente di capire quello che è il punto di intervallo tra il luogo dove si viveva e l'esterno. In futuro noi, come abbiamo visto sotto la vostra scuola, cercheremo di capire come mai questo villaggio va ben oltre quelli che sono i limiti, che anche una serie di analisi fatte su delle foto aeree ci fanno capire essere i limiti del villaggio, cioè perché questo villaggio andava oltre, perché questo villaggio si prolungava 250 metri oltre quello che è il suo limite visibile, e poi in che modo questo villaggio ha interagito con un insediamento di età romana di cui abbiamo visto grosse tracce, che si è andato a localizzare proprio al di sopra della terramara dell'età del bronzo. Per lo stesso motivo per cui Giuseppe Barbi ci dice che i suoi meloni migliori sono quelli che vengono dal punto dove affiorano maggiori resti archeologici, cioè quindi la zona più fertile, per quello stesso motivo i romani avevano scelto di tornare ad abitare in quest'area, dando una continuità
è dovuta alla fertilità stessa, alle caratteristiche strutturali di questo sito. Quindi noi oggi abbiamo intuito che la storia da scoprire è ancora molta. Abbiamo già raccolto molti materiali, alcuni li abbiamo anche mostrati sulle pagine del sito Facebook dedicato alla Terramara, allo scavo della Terramara di Pilastri, altri sono già presenti in una relazione preliminare che è pubblicata sul sito della sovrintendenza e che domani stesso io invierò al Comune insieme a quella che è la dettagliata analisi di quelle che sono state le attività didattiche che si sono svolte, affinché sindaco e l'amministrazione abbia per le mani il racconto concreto di quello che è stato fatto, prima ancora che ciò che è stato fatto sia finito di fare, in modo che possa programmare, possa dare una risposta politica a quella che è un'attesa non solo culturale, un'attesa economica, perché avete visto dalle tante persone che sono venute a visitare questo sito, quelle che sono le prospettive in termini di conoscenza di questo territorio. Questo può voler dire da un lato anche vendere più meloni, che è una cosa importante, può promuovere quelle che sono le peculiarità di questo territorio, farlo conoscere e far crescere la vostra comunità attraverso quel bene immateriale, spesso così disprezzato, che è la nostra storia e che è la nostra memoria. Noi oggi stiamo cercando di far capire, e ragazzi questo voi lo dovete capire e i vostri genitori lo devono comprendere ancora meglio, che la nostra storia, che è un bene immateriale, diceva un ministro di qualche tempo fa che con la storia non ci si mangia, invece con la storia non solo ci si può mangiare, ma ci si può crescere, e la storia, pur essendo un bene materiale, siccome passa dalla consapevolezza e attraversa l'identità che noi abbiamo di noi stessi, è un bene che va oltre, che non può essere venduto e che un domani può essere una risorsa insostituibile, così come la nostra storia di italiani è un qualcosa di insostituibile che noi dobbiamo ad ogni livello, ad ogni grado, da piccoli, da bambini delle elementari fino a uomini adulti o pensionati, condividere attraverso tutte le forme possibili, per far capire a chi ancora non lo ha capito che dietro la nostra storia si cela una risorsa importantissima che può diventare un volano di sviluppo, un volano di promozione del territorio, non certo attraverso la vendita di un biglietto di accesso, perché la cultura deve essere condivisa e non dà risorse nel momento in cui viene condivisa, crea un indotto, crea un qualcosa che attrae, un qualcosa che fa conoscere, un qualcosa che è molto più importante di un biglietto purché simbolico. Questo io credo che la comunità di Bondeno oggi lo abbia capito attraverso questo percorso nato in collegamento con il terremoto, e io farò di tutto attraverso tutti i canali che mi sono possibili per comunicare questa esperienza, e vi posso già anticipare che riviste specialistiche però hanno ampia diffusione, si occuperanno di questa storia e la faranno conoscere al di fuori, per cui non vi preoccupate, perché stiamo costruendo qualcosa di davvero concreto che voi, spero fra breve, potrete osservare attraverso le vetrine di un museo o potrete leggere attraverso un libro di storia, ma che potrà anche andare oltre quella che è una conoscenza specifica e potrà radicarsi e stringersi fortemente con quelle che sono le prospettive di un territorio. Oggi credo, e potrà smentirmi, ma non credo, il nostro sindaco, il comune di Bondeno questo lo ha capito, e io spero che anche altri comuni, provincia, regione, possano capirlo. E chissà che non costruiremo davvero qualcosa di grande che per voi, che siete il futuro di questo territorio, voi così piccolini, diventi davvero un futuro sul quale potrete costruire la vostra esperienza, voi cittadini e la vostra professionalità, voi cittadini di questo territorio e anche i tanti cittadini acquisiti che oggi hanno scelto questo luogo per vivere e che penso che in questa scommessa risulteranno vincitori.